Allenatori, benvenuti, siete sul canale di Andrew Pokefan e oggi andiamo a fare un unboxing veramente speciale perché ecco, qua ho, questo non lo sbattiamo, ho le prime 30 carte del set base di Pokémon. Che si intende per le prime 30 carte? Voglio iniziare a collezionare il set base acquistando le singole, ovviamente, e ho iniziato acquistando le prime 30, in realtà 29 carte che ho trovato tra il niente e l'euro e mezzo. Quindi intanto ho preso la prima trentina, sono 101, quindi sono già a un terzo in realtà, e abbiamo anche un binder apposta, quindi che andrà a contenere anche carte decisamente più costose di questo, di queste. Ma ciò non toglie che, per quanto queste siano le comuni del set base, hanno molto 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 fascino e tantissima storia alle loro spalle. Quindi bando alle ciance, intanto che parlo già sto aprendo la bag. Per quanto posso strappo, non vorrei tagliare la colla, un po' scomoda. Ok, andiamo ad estrarre il sacro cacchetto. Eccolo qua. Allora, io l'ho acquistate andando a risparmiare non poco sulle spedizioni e quant'altro da Card Trader. Attenzione, questo non è un video sponsorizzato, ma Card Trader, se qualcuno di voi vede il video e volete sponsorizzarmi, vi compro altre carte, non c'è problema. Però non l'ho usato solo perché effettivamente è molto conveniente e offre tanti servizi al prezzo base. Allora, lo sto aprendo malissimo perché sono un bel agitato. È qualche mese, quasi due mesi che aspetto le carte. Questo perché ho voluto fare una cosina fatta bene, fatta per bene. Ci ho messo a scegliere, non è stato lento Card Trader. Ci è voluto un pochino. Incidiamo il seal. Mamma mia, quanta storia che c'è qui dentro. Spero di non aver sbagliato, perché vi ricordo, io colleziono da poco carte Pokémon, mi sono informato ovviamente. Ok, la carta di Magic. Perché c'è una carta di Magic? Sotto sono Pokémon, eh? Vabbè, andiamo a vedere. Belle, belle. Ci hanno regalato un giudice a cavallo Azorius. Che non ho idea, non gioco a Magic, non conosco quasi nessuna carta di Magic a parte il Black Lotus, quindi non lo so. Pagamento definitivo, grazie Card Trader, penso sia un omaggino. Però eccole qua le bellezze. Le bellissime carte italiane del set base, le andiamo a togliere dalla scatolina. Mamma mia, ne ho prese veramente diverse. Allora, avevo preparato le sleeve, a quanto pare sono tutte sleevate singolarmente, anche se c'è su tutto l'adesivo. Andiamo a contarle se sono tutte, ma qualcuna è doppia in realtà, quindi ho fatto bene a prendere le sleeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Alcune sono sicuramente doppie. Abbiamo tutte le energie anche in realtà, quindi un po' meno di un terzo, perché 5 sono energie, 4 energie, scusate,
Allora andiamo a vederli. Prendiamoli così. Abbiamo Magnemite. Questo video sarà lungo, abbiate pietà, ma merita. Abbiamo Magnemite. La togliamo insieme ad altre carte. Eccolo qui. Magnemite, prima edizione, con addestramento, la carta addestramento Pokédex e la carta addestramento di Bill. Bellissima. La condizione è strepitosa. Sono nuove. Praticamente nuove. Tutto Nirmito, ovviamente. E andiamo a rislivare tutto quanto con le mie sleeve, che sono anche un pelettino più spesse. No, aspetta, non me ne vogliate, l'ho messa al contrario. Allora, io solitamente le metto dal basso, non dall'alto, così come in realtà andrebbero, ma perché diciamo che non ho trovato grosse carte rare, a parte un Charizard e un Zapdos. Ah, il Pikachu fuori serie. Quindi andiamo, mamma mia, un'emozione infinita, anche le comuni. Poi le andiamo a sistemare nel binder. Bellissimo. Numero 53 su 102. Ma allora, queste due di Magic, per ora le metto da una parte. Allora, qui abbiamo un'energia singola. Vediamo se l'adesivo è, ma guincio tutta la carta per staccare gli adesivi. La rimbusto, ci metto la sleeve fatta a verso e ce ne sbattiamo. Le energie le mettiamo. Facciamo così, mettiamo le addestramento qui, i Pokémon, così, e le energia. Allora, adesso abbiamo un Farfetch'd. Prima edizione. Mamma mia. Dove? Non va fuoco qua. Oh, eccolo. Bellissimo. Anche questo era bellissimo. Messo proprio bene. Queste sono quelle cose che dà gusto proprio fare. Numero 27, attenzione, non seguivano le... Io non ho mai avuto le carte del set base, neanche da bambino. Allora, abbiamo tre carte. Allora, molte di queste vedrete che sono carte addestramento, perché sono quelle che costano meno. Abbiamo addirittura, si chiamava pozione magica, non pozione, carta addestramento, distruzione di energia e scambio. Le andiamo a slivare tutte quante. I Pokémon non sono molti, che le carte Pokémon costavano decisamente di più. Più avanti lo completerò e arriverà il momento della caccia alle vere rarità, e sarà un'emozione completarle tutte. E 102, non 101, scusate. Ecco qua. Continuiamo con le carte addestramento. Abbiamo poi l'energia elettro. Energia elettro. Io, secondo me, le carte energia erano più belle tempo fa che oggi. Non lo so. Era più bello. Mettiamolo tutto slivato bene. Oh, questa qui. Questa è la carta che ci è voluto più tempo. Il Metapod. Però è arrivato. È arrivato pure lui. Leggermente
so se lo vedete. Questo è leggermente flesso. Leggermente. Se lo mettessi a fuoco, eccolo. Metapod. Prendiamo la sleeve e lo mettiamo qui. Questo sarà un video super chill, lungo, non so neanche se lo taglierò. È proprio un state con me a guardare queste opere d'arte. Abbiamo l'energia erba, l'energia, ah no, erano 5, sì, l'energia psico, non mi ricordo bene, e l'energia acqua. Bene, ha funzionato bene anche il focus. E le sleeviamo tutte. Diciamo che questo è stato anche un acquisto di prova, perché è la prima volta che compro su Card Trader e diciamo che ho speso sulla ventina, leggermente di più. E ho detto, ma iniziamo con degli acquisti interessanti ma non troppo rischiosi. Carta, questa la sleeve è strana, è un po' lunga, sembra The Magic, perché Magic sono leggermente più lunghe, esatto, questa è una sleeve di Magic, o no, sono uguali, vabbè. Carta addestramento ventata, che non fa fuoco. Nel chill, io sono seduto per terra sul parquet, non è il solito posto. Così sentite anche un audio leggermente diverso. Spero che non mi finisca la memoria. Energia fuoco, no, non sei niente. Ve l'ho detto, io non ce l'avevo il set base da bambino. Come vedete sulla descrizione, avevo delle ragioni abbastanza inoppugnabili, diciamo che per forza maggiore non l'ho mai avuto, anche se l'ho sempre desiderato, e adesso a quasi 29 anni ecco che ho comprato le prime carte. Ma adesso arrivano i Pokémon, perché c'è qualche Pokémon, perché queste sono tutte intorno ai 30 centesimi, le energie sono quelle che costano di meno ovviamente. E qui andiamo sulle carte interessanti. Abbiamo Staryu, bellissimo, che imbustiamo pure lui piano piano. Mamma mia. E lo mettiamo tra i Pokémon. Abbiamo un altro scambio, perché a quanto pare c'era una delle due che non era arrivata nelle condizioni attese. Oh, effettivamente, ve lo faccio vedere. Questa qui che ho sbustata adesso ha gli angoli perfetti. Quindi è Nearmint. Questa la tolgo dalla sleeve. No, ce la tengo sulla sleeve. Quest'altra, se vedete i bordi, non so se voi lo vedete, ha dei denti. Ok, Card Trader ha provveduto subito ad individuare che questa carta non era Nearmint ma una Slighty Blade, e me l'ha, oltre che regalata questa, sostituita a costo zero con una Nearmint, che andiamo a mettere tra questi, che sono quelli che metterò nel raccoglitore. Questa niente, la rivendo, se 30 centesimi di carta. Abbiamo, allora, le carte addestramento dovrebbero essere finite, le ho tutte credo, non mi ricordo.
ricordo male, dovrei aver preso tutte. E abbiamo questo Rattata. Era bellissima questa carta di Rattata, che io per quanto da bambino non le ho avute, le ho viste da amici, parenti e quant'altro, cugini mia. Oh, qui ci abbiamo una bella busta di carte, eh? Qui abbiamo Vulpix, facciamo un mo' di sbustamento, abbiamo Vulpix, belli, questo Vulpix è stupendo, Ninetales è tra i miei Pokémon preferiti, quindi anche Vulpix, fisso in tutti i giochi, mi accompagna, abbiamo questo Poliwag, bellissimo, questo bellissimo Pidgey, se va a fuoco, ecco, e questo bellissimo Diglett qua, scusa, e pure Weedle. Bellissime carte. Andiamo a slivarle tutte. Piano piano. Facciamo un lavorino proprio cillino, fatto bene. E poi andremo a vedere il raccoglitore, che andrò a riempire con tutte queste piccole opere d'arte. Ecco qua. Tutte nella loro copertina. Tac, Poliwag. E beh, questo Vulpix, ma riguardatelo perché... Su, camera, mettilo a fuoco. Eccolo. Cioè, ragazzi, stupendo, stupendo. Adesso vedrò tutti i suoi commenti. Io, guarda, ho preso un'inculata clamorosa, ho preso tutte versioni sbagliate. Non lo so, però mi godo il momento. Allora, qui abbiamo solo Sensoryu. Sento al tatto che dietro forse è leggermente, eccola, toccata. Al dorso forse, ma veramente, c'è giusto un angolo. Aspetta, ecco. C'è giusto l'angolino questo, che non è... Non è proprio... papale, però senso ce l'abbiamo. No, ci sono altre carte addestramento. Qui abbiamo due Pokémon, il primo è Onix e il secondo è Nidoran maschio, ok? Nidoran maschio e Onix, andiamo a metterci. Opla. Ok, Onix è ma proprio leggermente, toccatino, leggermente sui bordi, diciamo che anche questa io non l'avrei fatta passare come Nearmint, perché su un angolo è veramente molto toccato questo. Andiamo a vedere se vedete qui sul lato, via, non sull'angolo, toccatello. Beh, gira gira sono arrivati diversi Pokémon, mentre Nidoran è messo veramente bene. Siamo agli sgoccioli, le abbiamo quasi imbustate tutte, sono 20 minuti che siamo qui nel chill. Abbiamo carta addestramento, recupero di energia, eccola qua. Di addestramento, ho detto, carta addestramento. Ah no, recupero di energia, carta addestramento, vabbè. Un po' di rincoglionimento, sono emozionato. E Machop e Machoke, credo si... No, qui ce ne ho due. Insieme a Machop... Ah, c'è Gastly, giustamente. Tiriamo fuori tutto quanto abbiamo. Machop e Gastly.
tutto bellissimo. Gastly leggermente toccato su qualche spigolo, ma ho contato male, mi manca una sleeve. Le ho preparate tutte. Vabbè, la tolgo momentaneamente dalla carta scambio in più. Per metterla su Machoke. Facciamo questo lavoretto qui, Gastly. Adesso inizio a impilare perché gira gira sono parecchi Pokémon. Le energie le mettiamo tutte qui. Togliamo la sleeve da addestramento per metterla su Machoke. Tutte queste sleeve poi le posso riutilizzare per vendere a mia volta carte, perché comunque una sleeve non è che si consuma. Tolgo per benino l'etichetta con l'alcol, stacco tutto, tutta la pecetta e le rivendo. E comunque le prendiamo tutte. Non ho ancora pensato bene come inserirle, ovviamente in ordine, ma avremo Machoke, Gastly, Machop. Aspetta, facciamo un primo piano velocissimo, cambio posizione che ho una gamba che ha finito. Allora, Machoke, Gastly, Machop, non mi segui la mano, segui le carte, Nidoran, niente, devo cambiare movimento, Nidoran, Onix, Sandshrew, Vulpix, Poliwag, Pidgey, Weedle, Diglett, Rattata, Staryu, Metapod, Farfetch'd, Magnemite. Addestramento, recupero di energia, scambio, ventata, distruzione di energia, oddio, pozione magica, Pokédex, Bill, energia fuoco, psico, acqua, erba, elettro e lotta. Mamma mia. No. Sono scivolati. Benissimo, quanto le carte. Ovvero il binder che ho scelto è a buon prezzo e mi piaceva molto. A me piace molto la Voltix, per quanto uso anche Ultra Pro, ma questo qui per il set base mi piaceva non poco. E mi sono tolto lo sfizio. Andiamo ad aprirlo. Guardate che bello. Allora, qui non metteremo niente perché della prima pagina non ho nessuno. Ero indeciso se mettere le energie che mi sono mischiate. Nella prima pagina, ma credo proprio di no. Mettiamo le addestramento, le ordino al volo, penso lo farò off camera. Ok, mi sa che le carte addestramento non ce l'ho tutte, ma intanto le ho ordinate. Allora, anche perché le ho comprate, come vi ricordo, per prezzo, quindi diamogli una contata. Su 102 carte ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Beh, il viaggio è lungo. Dicevo erano 29 perché 24, 25, 26, 27, 28 e 29 con le energie. C'era lo scam, non sono già 30 purtroppo. Allora, andiamo ad aprire questo per raccoglitore. Oh, benissimo. Allora,
considerando che la prima che abbiamo è Farfetch'd, che è la 27. Quindi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. No? Eccolo. E da bambino mi ricordo che si andava in giro a dire che il numerino sotto era la rarità. Non so fino a che punto è vero, perché effettivamente le più rare sono tutte sulla prima pagina. E però Charizard è il 4. Quindi lascia il tempo che trovo. Poi abbiamo Machoke che è il 34. Quindi 27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Qui. Purtroppo non entra tutto sull'inquadratura, è bello ciccione. Poi saltiamo subito a 47, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mamma mia, pensate quando sarà tutto pieno, Altro che 151. 50, 47, 48, 49, 50. Abbiamo un matchup che per quanto ne vogliate 50, 51, 52 non è vicino a Machoke. Poi abbiamo 53 che è Magnemite. Oh, questa pagina inizia a farsi già estremamente bella. Abbiamo 54 che è Metapod. Guardate, abbiamo fatto, ok, ho dovuto fare una passina, abbiamo gli ultimi 5 minuti di memoria. Dicevo, abbiamo fatto questa T. Abbiamo poi il 55 che è Nidoran, 56, poi 57, manca farlo apposta, 57, 59, 61, mamma mia, questa la pagina è stupenda, 62, qui abbiamo finito, bello, i riflessi non ci aiutano, Allora dicevamo 62, 63, 64, 65, 68, 66, 67, 68 il nostro amato Vulpix e 69 che è, mamma mia, è Weedle. Benissimo, i Pokémon li abbiamo messi tutti. Adesso abbiamo le carte addestramento da mettere e sono dalla 81. Allora, 69, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80esima è questa. 81 è qui. C'è questo addestramento fuori fase, fammi riunta 70, perché 69 dove è 69? No? 70 ma sono un po' piccola la situazione. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, eh sì, un addestramento, sta qui a rompere le scatole agli altri. Poi abbiamo 87, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora me ne mancano alcune di carte addestramento. Pensavo costassero tutte meno di un euro. A quanto pare no. 91, quindi 87, 8, 9, 0, 1. Poi abbiamo 92. 93,
però comunque sono pacchettizzate, perché sono le comuni, più o meno erano tutte lì, 93, 94 e 95, che ce l'abbiamo doppia, e questa la mettiamo fuori, no, non mi piace, considerando che i 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, qui ho finito e qui metto le 6 energie, perfetto. Poi qui, boh, non so, che fo con tutto questo, perché con meno pagine purtroppo non l'ho trovati, ci farò le fossili, ci farò le fossili e le mettiamo nell'ordine corrente, non saprei come altro metterle, quindi mettiamo le energie, mettiamo erba, fuoco, acqua, opla, elettro, psico. È una cosa che faccio spesso, cioè nei binder, dividere con l'energia in mezzo, e lotta, e qui finisce il set base. Diciamo che facciamo una sfogliata da Farfetch'd, mi devo sbrigare, abbiamo qui Machoke e qui il paginone con molte carte che non sto a leggerle tutte, qui ne ho diverse, e poi partono l'addestramento e tutte le energie. Questo sarà il mio binder delle prime edizioni, spero di poterci fare set base, jungle e fossil, cioè fossil e jungle. E detto questo, io sono Andrew Pokefan, spero che il video vi sia piaciuto e se vi piace stare nel chill con me, sostenete il canale. Ci becchiamo sempre qui su YouTube.